Ed eccoci arrivati all'ultimo video della nostra serie su come realizzare un sistema di deep learning per monitorare il distanziamento sociale. Nell'ultimo video ci eravamo lasciati dicendo che all'interno del nostro programma è presente un bug, un piccolo errore di logica, che causa il riconoscimento di molti falsi positivi. Come puoi vedere, delle persone che stanno palesemente camminando da sole vengono etichettate come in contatto con altre persone. Lo possiamo vedere dal fatto che il loro centroide viene colorato di rosso. Ora, questo errore è dovuto al fatto che per una stessa persona vengono rilevate più box, quindi più persone e quindi più centroidi. I due centroidi ovviamente saranno molto vicini tra di loro e questo fa scattare il falso positivo. Ora, la settimana scorsa avevo lanciato una sfida. Il primo che fosse riuscito a evidenziare, riconoscere dove esattamente sta l'errore, avrebbe vinto un corso a sua scelta dalla nuova piattaforma di Profession AI. Il vincitore di questo contest è stato Max Damuser. Max Damuser. Quindi Max, inviami una mail a giuseppe@profession.ai con il corso omaggio che vuoi ricevere dal nostro catalogo che puoi vedere su profession.ai. Ora, l'errore è esattamente quello che ci ha spiegato già Max. La non-max suppression viene applicata sui box, che però poi non vengono più usati nel get contact indices e nel draw result. Quindi, come vedi, la non-max suppression viene applicata sui box, però poi noi andiamo a stampare soltanto i centroidi, quindi in sostanza perdiamo il lavoro fatto sulla non-max suppression. Ora, per risolvere questo problema, dobbiamo anche filtrare i centroidi in base ai box risultanti dalla non-max suppression. Facciamo così. Passiamo alla nostra funzione non-max suppression anche centroidi. Ok, lo so, la nostra funzione ha un bel po' di parametri, però purtroppo non vedo come potremmo fare se non andare a rivoluzionare tutto il codice. Quindi prendiamo questi 5 parametri in input. Poi creiamo una nuova lista vuota, chiamiamola centroids max. Poi, dove andiamo a eseguire il filtro dei box risultanti dalla non-max suppression, andiamo a filtrare anche i centroidi. Quindi andiamo a inserire all'interno di questa lista soltanto i centroidi che hanno come ID box ID. Quindi si trovano alla posizione box ID della lista dei centroidi. E infine ritorniamo sia i box che i centroidi. Adesso, qui, i box per questo progetto in particolare non ci servono. Quindi mettiamo un trattino basso. Questo solitamente viene utilizzato in Python come standard per indicare delle variabili di ritorno di una funzione che però non vengono più utilizzate, quindi sono superflue. E qua mettiamo i centroidi. Qua passiamo anche i centroidi. E questo dovrebbe essere sufficiente. Purtroppo i box dobbiamo mantenerli in ogni caso, perché la funzione nmsbox di OpenCV vuole in input proprio i bounding box. Se avessimo potuto fare la non-max suppression direttamente sui centroidi, avremmo anche potuto evitare di ritornare i box con la funzione getDetectionMetadata. Però in questo caso i box ci servono. L'unica alternativa sarebbe stata quella di andare a implementare da zero la non-max suppression, che è pure una cosa che puoi fare come esercizio.
Ok, questo dovrebbe essere già sufficiente per risolvere il nostro bug. Proviamo. Ecco qua. Come vedi adesso non abbiamo più i vari falsi positivi che avevamo prima. E il nostro modello funziona perfettamente. Quando due o più persone entrano in contatto, il loro centroide viene colorato di rosso e viene anche disegnata una linea per unirle. Ok, e qua già potremmo considerare il nostro progetto come terminato. Però andiamo a rifinirlo con qualche miglioria. Una cosa che potremmo andare a fare, è andare a stampare man mano che. Allora, intanto andiamo a stampare qualche informazione durante l'esecuzione del programma. Quindi, innanzitutto, piuttosto che hardcodare il nome del video, andiamo a inserirlo noi in input. Questo, spostiamolo qui. Poi creiamo una variabile, chiamiamola input video path e chiediamo all'utente di inserire il percorso al video. Ok. E quindi qui andiamo ad aprire input video path. Per fare le cose fatte bene, andiamo a verificare prima di aprire il video, andiamo a verificare se il file con il video effettivamente esiste. Per farlo possiamo utilizzare una funzione del modulo path del modulo os della standard library di Python. La funzione, mettiamola qua, si chiama isFile. Non xfile, isfile. Passiamogli il path al video e se questa funzione ritorna false vuol dire che il video non esiste. Quindi, if not isfile il nostro video, allora il video non c'è e stampiamo file più nome del file, percorso al file non trovato. E interrompiamo il programma. Altrimenti andiamo pure avanti. Quindi andiamo ad aprire il file, andiamo a vedere se il file viene aperto con successo e in caso positivo, quindi se riusciamo ad andare avanti da questo if, stampiamo file, ops, aperto con successo. E a questo punto possiamo pure caricare l'architettura IOLA. E poi partirà l'analisi del video, quindi scriviamo. Ok, ora facciamo una cosa, per poter conoscere lo stato di progresso della nostra analisi video, andiamo a stampare il numero del frame che stiamo analizzando e anche il numero totale di frame. Per conoscere il numero totale di frame, questa è un'informazione che ci ritorna OpenCV. Tramite il metodo get dell'oggetto video capture, alla quale dovremo passare il parametro, si chiama cap prop frame count. Poi
inizializziamo anche una variabile che utilizzeremo per tenere traccia del frame corrente. Quindi inizializziamola ad 1. Ok, questo mettiamolo prima del modello YOLO. Quindi qua. Ok, adesso qui andiamo a stampare frame %d %d analizzato, dove il primo %d sarà il frame corrente, quindi current frame, il secondo invece sarà il numero totale di frame, quindi frames count. Fatto questo, incrementiamo il valore del frame corrente. E questo dovrebbe essere tutto per questa prima parte. Proviamo a eseguire il programma. Inserire il percorso al video. Quindi il video si trova dov'è? Nella nostra directory dove si trova il nostro file main.py, quindi basta digitare solo il nome del video, che è video.mp4. Abbiamo 341 frame in totale e l'analisi del video è partita. Eccola qua. Inseriamo pure un messaggio per quando interrompiamo noi l'analisi. Ok. Adesso, un'altra cosa interessante che potremmo fare è andare a salvare il nostro video processato su un nuovo file. Ok, questo è un argomento un pochettino delicato, perché per poter salvare un video su disco dobbiamo conoscere il codec corretto da utilizzare. E per esperienza personale ti posso dire che il codec varia da sistema operativo a sistema operativo e certe volte lo stesso codec non funziona neanche su uno stesso sistema operativo. In questo caso il video è in formato MP4, quindi il codec MP4V dovrebbe funzionare almeno sulla versione 10 di Windows. Proviamo. Allora, innanzitutto, se il file è valido e viene caricato con successo, allora andiamo a estrarre il nome del video e la sua estensione. E per farlo ci basta splittare il nome del file in base a dove si trova il punto. Così, la prima parte sarà il nome del file e la seconda parte sarà l'estensione. Questo va bene quando in input video path, quindi in input andiamo a passare soltanto il nome del file, come video MP4. Però input video path può essere anche un percorso, potrebbe avere la forma cartella slash video.mp4. In questo caso dobbiamo anche andare a splittare la parte, cioè dobbiamo andare a isolare soltanto la parte del nome. Quindi facciamo un altro split in base a dove si trova lo slash e andiamo a prendere soltanto l'ultimo elemento della lista risultante. E su questo ultimo elemento, che sarà video.mp4, andiamo a prendere nome ed estensione. Dovrebbe andare. Ora, perché abbiamo fatto questa cosa? Per poter creare un nuovo file con un nome che è nome del video originale, trattino basso, output.estensione. Quindi video name più trattino basso più
output punto estensione. Ok. Adesso abbiamo il nome del nuovo file da creare. Per andare ad aprire questo nuovo file in scrittura, innanzitutto andiamo a definire i codec da utilizzare. Il codec da utilizzare. Possiamo farlo utilizzando l'oggetto video.writer_4cc. Come ho già detto, i codec da utilizzare in questo caso sarà MP4V. Ok, adesso andiamo ad aprire il file, lo stream video, sulla quale andremo a scrivere. Quindi utilizziamo l'oggetto video writer. Come parametri dobbiamo passargli il nome del file, poi il frame rate, quindi il numero di frame al secondo. Facciamo 20, anche se in realtà dovrebbero bastare anche meno. E poi la dimensione del video, quindi larghezza e altezza. Questa informazione possiamo prenderla dal. Ovviamente la dimensione deve essere uguale a quella del video originale e questa informazione possiamo prenderla dal frame che abbiamo già letto, dato che il frame è un array NumPy. Quindi avrà l'attributo shape, dove shape1 corrisponderà alla larghezza, mentre shape0 sarà l'altezza. Ok, questo parametro deve essere una tupla. Perfetto. Stampiamo un messaggio per dire che abbiamo creato il file di output. Pure. Ok. Adesso dobbiamo andare a scrivere ogni frame all'interno di questo nuovo stream video. Farlo è semplicissimo. Dove andiamo a disegnare su schermo l'immagine ottenuta. Subito dopo andiamo anche a scrivere l'immagine sopra il file di output. Ci basta utilizzare il metodo write dell'oggetto videowriter. E andiamo a passare soltanto il frame. Quindi questo stesso frame, questa qua. Facciamolo qui. Quindi questa stessa immagine che ci viene ritornata dalla funzione drawResult. Questo è tutto. Alla fine, come facciamo per l'immagine in input, ops, write release. Anche per l'immagine in output andiamo a chiudere lo stream utilizzando il metodo release. Ok. Qui questo non ci serve, dato che è normale raggiungere la fine del video. Ok. Questo dovrebbe essere tutto. Andiamo a eseguire il nostro programma. Inseriamo il percorso al file. C'è un errore. Certo. Qui mi sono dimenticato di passare il codec, che l'abbiamo definito a fare se poi non l'abbiamo usato. Ok, il codec deve essere il secondo parametro, quindi nome del file in output, codec, frame rate e una tupla con la dimensione, larghezza e altezza del video.
Perfetto. Come vedi, il modello è stato caricato, ci sono 341 frame in totale all'interno del video e l'analisi è partita frame per frame. E qua possiamo vederla in tempo reale. Analizzare tutta l'immagine dovrebbe richiedere sul mio computer un minutino circa. Velocizzo questa parte. Ok, abbiamo finito. Se ora andiamo a vedere nella nostra cartella, troveremo un video chiamato proprio video trattino basso output.mp4, quindi il formato che avevamo dato noi qui. Apriamo questo video. Ed ecco qui il nostro video analizzato, processato e salvato su disco. Bene, con questo abbiamo terminato questo progetto sul monitoraggio del distanziamento sociale utilizzando il deep learning. La settimana prossima partiremo con un nuovo progetto, che non vi dico ancora qual è. Poi, se avete delle idee su dei nuovi progetti da farmi fare, allora scrivetelo giù nei commenti. I più votati verranno realizzati davvero nella pratica. Vi ricordo ancora che è disponibile la nuova piattaforma di Profession AI, www.profession.ai. Quindi, se hai fatto fatica a seguire qualche passaggio di questo video, o anche dei precedenti, non preoccuparti, perché sulla nostra piattaforma troverai sia un corso di deep learning che un corso di computer vision, realizzati entrambi proprio per chi parte da zero, oppure anche per chi ha già delle competenze ma vuole approfondirle. Una volta acquistati i corsi, verranno aggiunti al tuo catalogo e potrai seguirli quando ti pare, dove ti pare e saranno sempre disponibili. Quindi vai a dare uno sguardo www.profession.ai. Noi ci vediamo la settimana prossima.